Ciao a tutti, benvenuti, bentornati nel canale. Oggi proviamo insieme il nuovo gioco di Harry Potter, Hogwarts Mystery. Allora, sarà proprio una specie di live reaction perché in pratica la sto facendo proprio in live con voi, quindi wow. Allora, grafica già mi piace un sacco, super carino. E nulla, non so leggervi tutto, però spero che dal video si leggerà. E nulla, vediamo com'è questo giochino, insomma. Attendiamo il tuo gufo. Ok, si sta caricando. Scusate se sentirete sicuramente qualche rumore esterno, ma sono con le cuffie e il cellulare, e quindi probabilmente si sentirà. Oh, allora, scegli il personaggio. Aspettate che mi devo sistemare comoda perché non è facile giocare sul cellulare e registrare nel frattempo. Allora, strega, ovviamente, donna. Accendi Ah, ti fa fare l'avatar anche, carino, bello, già mi piace. Allora, vediamo la testa. No, così no. Allora, o così, mettiamola così. Naso mi piace quello che ha. Occhi, vediamo un po'. Sì, mi piacciono quelli che ha, li faccio verdi. Sopracciglia, direi che. Quali sono le sue? Queste? Sì, va bene. Bocca, non capisco quale abbia lei. No, quella più grande, ok, e ci sono anche i colori, ma vabbè, mettiamola così. Ok, completa. Vuoi salvare questo avatar? Ok. Ora c'è il logo di Harry Potter. Dunque, vediamo un po'. Ciao, sì, accettiamo. Allora, wow, i capelli rossi. Forse potevo cambiare anche i capelli. Vabbè, andiamo, iniziamo questo gioco. Allora, mi chiamo Rowan Kanna, scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Sì, sono un po' disorientata. Posso aiutarti io? Ho letto la storia di Hogwarts, sono esperta. Sembra un ragazzo a me questo, invece è una ragazza. Ok, andiamo a prendere i libri al Ghirigoro. Wow, che carino! È carinissimo come grafica, ragazzi. Fatemi sapere se vi piace. Allora, wow, guardate che bella tutta la libreria. Ok. Allora, tocchiamo i vari libri. Recupera libri. Ok. Ah, sempre. Va bene. Poi mi sposto, recupero questi. E questi qua. Oh, quanti anche qua, prendili tutti, ok. E voilà, i libri li abbiamo presi. Ora cosa possiamo fare? Allora, devo chiedere a Rowan, ma andiamo di nuovo da lei. Ok, parliamo con lei. Grazie dell'aiuto, sono riuscita a trovare tutti i libri. Sono contenta, mi sono dimenticata di chiederti come ti chiami. Ok. Oddio, nome, è sempre un casino. Anna Morno, Anna no, Edison, Zoe, Adeline, Quinn, non so mai scegliere il nome, aiuto, non voglio chiamarmi Sara. Rubiella, Giulia, Laidano, Peyton, mamma mia. Harper, Harper è carino, mi chiamo Harper. Aspettate che però l'ho tolto. Allora, Harper. Harper Ortiz, conferma. Ok, sono Harper Ortiz. Molto piacere, Harper. Ok, sono emozionata, continuo. Ah, la lettera. Gentile Harper, siamo lieti di informarvi che ha diritto a frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Qui. A Cluso troverai l'elenco di tutti i libri di testo e le attrezzature che ti serviranno. Magnifico.
Voglio qualcosa che faccia sapere tutti Hogwarts che sono un'intellettuale seria. Cosa credi che dovrei prendere? Un maglione serio, un bel cappello, una sciarpa? Non lo so, una sciarpa, un maglione serio, un bel cappello, un maglione serio, dai. Che ne dici di un maglione di buona fattura? Ottima idea. Una bacchetta da Ollivander. Andiamo da Ollivander. Andiamo da Ollivander, che è proprio qua. Wow, che bello, mi piace tanto la grafica e io sono una pignola sulla grafica. Ok, spostiamoci e parliamo con lui. Sì, sono contenta che sono da Ollivander. Forse mi dispiace solo che non ho potuto scegliere il colore di capelli, ora sono rossa, però vabbè. Ah, proviamo, muovi così, ok. Cosa ha detto? Ah, tocca fino alla fine, ma l'avevo fatta. Ok, ho fatto un pasticcio, ho fatto volare tutto il negozio praticamente. Direi che non è la sua bacchetta. Sì, conosceva mio fratello. Ricordo le bacchette che ho venduto. La sua era legno d'acero, corda di cuor di drago, 10 pollici, ottima bacchetta, bla bla bla. Ah, ok, mi è dispiaciuto per lui. La sensibilità può essere una grande forza. Oddio, legno di acacia, nucleo di crini di unicorno, 12 pollici, flessibile. Proviamo. Sì, direi che questa è la mia bacchetta. Guardate come sono soddisfatta. Wow! Sì, in effetti, splendido. Ok, abbiamo preso anche la bacchetta, ora vado a diagonale da Rowan. Oh mamma, che maglione brutto che ha scelto, altro che maglione serio. Ti piace il mio maglione? No. Vabbè. Vado, quella è una bacchetta, sì, tu come lo sai, bla bla bla, ragazzi, non so leggervi tutto, eh. Mi sono proposta di essere sua amica. Ok, oh, bello come. Io sto ascoltando nelle cuffie, c'è la musichetta. Non dire nulla. Ok, adesso capitolo 1 completato, il tuo viaggio inizia da qui, fantastico. Raccogli. Capitolo 2. Che bello questo orologio che va a segnare il caricamento. No, che bello, guardate il trenino che mi porta a Hogwarts, Hogwarts Express, è bellissimo. Bellissimo veramente. Ok, andiamo alla cerimonia di smistamento. Sala grande. Wow! Ma è veramente ben fatto questo gioco, ragazzi. Io non credo che lo continuerò, nel senso questa è una prova, però siccome il mio telefono fa di tutto e la memoria è sempre quella che è, non penso che lo terrò. Wow, è bellissima la sala grande, guardate che meraviglia. Wow, bello. Ora c'è il discorso della McGranit, no, della McGonagall. Ok, allora ragazzi, io come casata penso che sceglierò il Grifondoro perché su tutti i test che ho sempre fatto di Grifondoro, cioè di Harry Potter, io sono sempre uscita una Grifondoro e metà Tasso Rosso. Quindi, non lo so, tra i due forse penso che sceglierò il Grifondoro. Allora, Grifondoro, perché invece il tasso rosso dov'è? Tra l'altro. Allora, i Grifondori sono coraggiosi e impavidi. Poi, premurosi e leali. Beh, in effetti io sono premurosa e leale.
intelligente e arguti, ambiziosi e artù. Ma allora sapete cosa faccio? Quasi quasi scelgo tasso rosso, che però dice tasso frasso, perché? No, allora no. Grifondoro, dai, scegliamo Grifondoro. Tasso frasso da quando? Sarà meglio scegliere Grifondoro, ma dai, non avrei mai detto che sceglieva quello che volevo io, eh. Sono Dogo, sono molto felice. Ok. Oh, professor Silente parla. Ragazzi, io vado un po' veloce nelle scritte perché altrimenti il video non finisce più, però spero che voi riusciate comunque a leggere. Anche se quasi quasi mi dispiace interrompere questo gioco perché è davvero ben fatto. Solo che l'ho provato sul tablet, ma non funzionava perché il mio tablet è vecchiotto. Visita la sala comune, vediamo un po'. Wow, sala comune Grifondoro. Andiamo a vederla. Oh, che bella, wow. Guardate che bella che è. Molto carina. Ovviamente anche la mia amica è una Grifondoro. Fantastico. Questo è uno non molto contento che io sia Grifondoro perché ovviamente mio fratello era uno che aveva fatto dei casini. Erbologia con la professoressa Sprout. Allora, cosa mi attira di più? Lezione di incantesimi, di pozioni o trovare mio fratello? Facciamo la lezione di pozioni. Pozioni, sarà duro ma non vedo l'ora. Se sopravvivi a Piton, sopravvivi a tutto. Ah, abbiamo lezioni di incantesimi domattina. Mi sa che dovrò fare la lezione di incantesimi per prima. Allora, vediamo un po' cosa dice. Hai completato tutti i compiti della storia per il capitolo 2. Ora è il momento di completare la prima lezione, ovvero il Lumus. Allora, aula di incantesimi. Prepariamoci a fare gli incantesimi. Che bella l'aula, wow! Piacere di conoscerti. Oh, mio fratello, in questo caso era uno degli allievi più dotati in campo di questi incantesimi. Hai intenzione di rispettare le regole? Voglio seguire le regole, sono un'anima ribelle e non ho deciso. Mettiamo non ho deciso. Ok. Accendi bacchetta, che sarebbe il lumus. Allora, impara lumus, ok. Inizia. Un'ora. Spero che non sia un'ora reale, ragazzi, se no questo video durerà un'ora e passa. Allora, completa le azioni per riempire l'indicatore delle stelle. Ah, ok. Rileggiamo gli appunti. Adesso cosa devo fare? Scegli una ricompensa. Prendiamo un diamantino. Luce, ovviamente. Grazie. Perfetto.
Preparati a lanciare l'incantesimo. Oi oi oi, vediamo un po'. Concentrati. Ok, scelgo. Cosa scelgo? Scegliamo un altro diamantino, dai. Mi sa che servono questi diamantini. Lanciamo l'incantesimo. Ce l'ho fatta, yuhu! Infatti sono felicissima anche nel gioco. Ecco fatto. Ok, ricompensa, bla bla bla, raccogli. Nuovo livello, oggetti sbloccati, pettinature, guanti e vestiti, credo. 10 punti Grifondoro, vai. Pito non sarà facile, già. Volevo vedere una cosa, ragazzi. Allora, qui trovi le lezioni che hai seguito finora. Ok. Va bene. Va bene, va bene. Chiudiamolo un attimo. Io volevo... nulla. Va bene, volevo vedere se potevo cambiare, diciamo, il mio look, ma a quanto pare no, devo andare a lezione di pozioni e quindi non ho tempo. C'è un pezzo di storia, vediamo un po'. Merula o Merula, ammettilo. Non posso. Di che sono la strega più potente di Hogwarts. Ovviamente è un'arrogante serpeverde. Allora, io non sono affatto come te. Affrontala, affrontala. Forza. Più 5 punti. Ahi. Hai ottenuto dei punti coraggio. Allontanati da lei. Chi credi di essere? Ovviamente tuo fratello impazzito ha svergognato la sua casa. Bla bla bla. La migliore strega di Hogwarts. Lo vedremo. Prendila in giro, falla ragionare e minacciala. Facciamo minacciala. È arrivato Piton, ragazze! Ortiz, sapevo che avresti creato guai. Oh mamma, devo andare a lezione di pozioni. Ok, forse adesso mi lascia cambiare look. Sono una strega vanitosa. Vediamo un po'. Ecco qua che c'è il guardaroba illuminato. Volevo vedere i capelli. Allora. Così è la coda, ma non mi piace. Poi c'è, come ero prima, la frangetta. Questa è tutta treccine. Corti, no, vabbè. Così. Questa è bella, ma mi sa che io non ho monete abbastanza, sapete? Ovviamente. Ma è una gioia. Allora rimarrò così. Però posso forse cambiarmi colore. Anche se ci sono dei colori mica tanto belli. Forse il più bello è il rosso. Sì, direi di sì. Sì, non ho modificato nulla, però. E cosa avrebbe cambiato qua? Nulla. Vabbè ragazzi, io con questo gameplay finisco qua perché è veramente tanto già che ho giocato, sono quasi 20 minuti. Vi chiedo se vi va di commentare, iscrivervi al canale e lasciarmi insomma like, commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco e se l'avete provato. Ciao a tutti, vi saluto e alla prossima!